Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe NBC e bentornati a Focus Certificate, il programma di approfondimento che si occupa solo ed esclusivamente di certificati. Qui con me ho Christophe Grosset di Unicredit, che saluto. Buongiorno Christophe. Buongiorno a voi. E come sempre nella prima parte del nostro programma andremo a vedere gli scambi, ossia la media degli scambi, dei volumi sul mercato Sedex nella passata settimana. Andiamo subito col cartello perché vediamo che c'è stata una media degli scambi giornaliere equivalente più o meno a 50 milioni di controvalore, decisamente interessante come media scambi questa, o sbaglio? Sì, un'attività sostenuta. Interessante vedere che ormai dall'inizio di ottobre l'attività sul mercato dei covalenti e certificati sui nostri mercati italiani è molto attiva, dunque siamo in linea con direi i momenti più alti di questo mercato, dunque un interesse particolare dell'investitore sia sui prodotti di trading ma anche su quelli di investimenti. Allora andiamo a vedere anche la ripartizione degli scambi. I covered warrant hanno fatto il 63,52%, sono in leggero calo rispetto alla settimana precedente, benchmark 12,18, i bonus 8,26, gli express 7,40, gli equity protection 4,70%, mentre i leverage hanno registrato solo il 2,70%, two win 0,50, altri 0,43, gli outperformance 0,28%. La ratio tra call e put dei covered warrant è attestata sull'83% di call, dunque mercato o investitori piuttosto rialzisti, contro un put ovviamente di 17%. Cosa possiamo notare di interessante in questo cartello, Christophe? Beh, interessante vedere che, lasciando da parte l'attività dei covered warrant, dunque che è sostenuta in questo periodo, i benchmark si confermano sulla seconda parte del podio. Più nel dettaglio, i certificati che traggono il maggior interesse da parte dell'investitore sono questi nuovi strumenti che si riferiscano ad indici a leva, dunque indici che vanno ad accelerare, a moltiplicare la performance del FTSE MIB per 3, 5, meno 3, meno 5. Ma sono e questo di... ha riportato i benchmark sulla seconda gradino del podio. Fammi capire, sono quelli di cui abbiamo avuto modo di parlare nelle passate puntate? Sì, indiscutibilmente il prodotto del momento. Che allora, magari rimani lì, vediamo i nostri dati sugli scambi e poi facciamo un'altra analisi su questi prodotti. Detto questo, allora, la ripartizione per gli investment certificates sono stati per gli indici internazionali il 39,47%, il leggero aumento. Le azioni italiane invece calano 21,46%, come vediamo bene dalla nostra grafica. Le azioni europee 17,46% sempre in calo, gli indici italiani 13,24% anch'essi in calo, le materie prime in aumento a 5,13%. Vado avanti o... Beh, si può notare già indurre una tendenza che si ritroverà anche sulle altre categorie di certificati, che in questo specifico momento gli investitori si stanno riportando sul segmento delle indici a sfavore dei certificati legati ad azioni singole. Per i covered warrant, gli indici italiani questa volta hanno stracciato, se mi permetti, tutte le altre categorie, 91,19%, non so se ricordo una percentuale così alta nelle passate settimane. Ad ogni modo, vado avanti e poi lo commentiamo. Azioni italiane 7,03%, questa volta in calo, azioni europee 1,36% in aumento, materie prime 0,16%, gli indici internazionali 0,13%. L'abbiamo mai visto così alto, Christophe? No, è uno dei record story, comunque, dai 4 anni che seguiamo questi dati. È uno dei tre valori più alti che è stato mai raggiunto. Questo si viene spiegato dal fatto che l'utilizzo dell'indice consente a chi sta facendo una strategia di trading di avere una visione più generale sul mercato. Dunque lo notiamo bene che in momento di tendenza fortemente delineato al rialzo, gli investitori si riportano più facilmente su covalenze o certificati legati ad azione. Nei momenti più indecisi, gli indici sono decisamente fanno più attivi. E tuttavia, da mitigare questo sentimento, perché l'abbiamo visto, il ratio call put è fortemente a favore dei call, dunque 83% di call. Dunque questi due indicatori vogliono dire che effettivamente gli investitori che si riportano sul trading sono molto orientati a movimenti di breve termine, principalmente sui nostri indici italiani.
Allora, per i leverage certificates, anche qui le azioni italiane sul primo gradino del podio, però veramente con un minimo distacco. Stiamo parlando di 20 e 29 per le azioni italiane, gli indici internazionali invece hanno dato 20 e 28, quindi praticamente uguali. Indici italiani, scusate, le azioni italiane. Indici internazionali, beh, giustamente lo vedete dalla sovraimpressione, gli indici italiani 19 e 91, le azioni europee 17 e 21, le materie prime 10 e 10. Christophe? L'elemento interessante da rilevare in questo cartello che è direi la sparizione dei scambi su indici italiani, dunque lo vediamo che sono sotto il 20%, eravamo abituati anche lì a avere oltre il 50% dei scambi che venivano effettuati su certificati a leverage sull'indice, e questo viene principalmente dal fatto che chi utilizzava questi certificati turbo short su indice ha riportato il suo interesse sui benchmark a leva sul FTSE MIB. Dunque questi certificati a leva vengono ancora utilizzati per sottostanti come azione o indice internazionale, non più tanto per quanto riguarda il mondo degli indici italiani. Allora, a livello invece di sottostanti per tutti i prodotti, vediamo che il FTSE MIB, tra l'altro con una percentuale così alta sui prodotti finanziari che abbiamo appena denominato, è ovvio che facciano anche qua la parte del leone, 62,10% di turnover, l'Eurostoxx 50 al 7,68%, poi abbiamo l'azione italiana, la Big Cap, Eni 2,48%, Unicredit 2,41%, l'Intesa San Paolo 1,53%, e nell'1,26 Generali 1,11, SG Commodity Accelerator Basket 0,93, la Fiat 0,89% degli scambi, S&P 500 0,69, l'Eurostoxx 50. Questa è una ripetizione o è un altro paniere? Scusa, c'è una variante dell'Eurostoxx. Interessante sapere che quando si investe su gli indici ci sono varie declinazioni dello stesso indice, sono l'indice che viene pubblicato, che tutti vediamo, ma ci sono anche le versioni che includano per esempio i dividendi, che sono le versioni total return. Dunque per un stesso indice possono essere più variante. Allora, chiudo con l'STM Micro Electronics 0,51%, l'euro dollaro 0,48%, mentre il DAX 0,41%. Abbiamo chiuso, vogliamo riassumere generalmente come è l'imprinting o la view dell'investitore italiano, per vedere poi se coincide con il nostro amico Alessandro Aldovandi, che sentiremo nella seconda parte. Siamo in una fase decisamente, l'investitore italiano sta da una parte facendo trading, dunque lo vediamo bene con lo sviluppo dell'attività sui covered ones e sui certificati a leva. Lo fa su un numero relativamente limitato di sottostanti, l'abbiamo visto nella classifica, i 5 primi sottostanti rappresentano oltre il 90% dei scambi, una situazione molto particolare. Interessante adottare sul mondo dei certificati di investimento che la protezione sta decisamente andando indietro a favore dei prodotti come i bonus o certificati express, dunque a posizione condizionata, dunque una ricerca di rendimento a medio termine o anche a breve da parte dell'investitore italiano. Va bene, detto questo chiudiamo la prima parte, andiamo in pubblicità e poi torneremo con il nostro amico Alessandro Aldovandi per sapere la sua view sui mercati. A fra pochissimo. Bentornati a tutti, seconda parte di Focus Certificate. Come promesso abbiamo già in collegamento in videoconferenza attraverso Skype e Alessandro Aldrovandi, strategie di trading.it, che saluto. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora Alessandro, come sempre vorremmo sapere da te la tua view sui mercati internazionali, a cominciare proprio dal nostro mercato. È un po' difficile direi questa settimana, perché fino alla settimana scorsa avrei detto che il sentiment generale sui mercati, compreso quello italiano, era neutro positivo, nel senso che sembrava che finalmente potesse uscire da quella congestione tra le 15.003, per dire livelli, e 15.008 che ci ha accompagnato praticamente per tutto il mese di ottobre, e anche altri mercati come ad esempio il DAX, che si poteva e stava lentamente avvicinandosi, come poi in parte è avvenuto, anche ai massimi del 2012, e anche tutto sommato gli Stati Uniti sembravano tutto sommato, riferendomi in particolare allo Standard & Poor's 500, finalmente rimbalzare e mantenersi ampiamente al di sopra del 1400. In realtà tutto questo è stato valido fino alla giornata di mercoledì, se non sbaglio, proprio successivamente ai risultati elettorali degli Stati Uniti, delle elezioni del presidente americano. Poi nel pomeriggio c'è stata una decisa, complice anche
fattori macroeconomici europei, quindi dichiarazioni di Mario Draghi, eccetera, insomma il mercato ha decisamente ritracciato e non solo tornando nella fase di neutralità, ma addirittura rompendo alcuni supporti, alcuni livelli importanti che invece questa volta ci fanno più propendere per una fase al momento di brevissimo negativi. Quindi questa settimana abbiamo visto un po' tutto, sia il bene che il male, sia l'ottimismo che proprio nella giornata anche di ieri pomeriggio un po' il pessimismo. E diciamo che per quanto riguarda il mercato italiano, il 15.300 che era un supporto importante è stato rotto, ci siamo avvicinati al 15.000. Ora è importante vedere se questo 15.000 lo andiamo a rompere, perché il vero supporto fondamentale è 14.970, toccato se non sbaglio il 29 settembre, quindi a fine settembre. E poi eventualmente si è rotto anche questo supporto, che praticamente corrisponde al 15.000, insomma fondamentalmente in sostanza, vedere se viene mantenuto oppure se la discesa può proseguire. In questo caso il prossimo target grafico inevitabilmente è quello di 14.400. Per quanto riguarda invece la positività, qui dobbiamo per forza questa volta non rischiare di rimanere ingannati un'altra volta da questa congestione, da questo trading range, o questo grande triangolo che si sta formando, se consideriamo la figura di continuazione a partire dai minimi di fine luglio. Questa volta non dobbiamo rimanere un'altra volta incastrati in congestione, ma non possiamo che andare long solo sopra il 15.800-15.900. Ok, 14.400, quindi se rompe il 15.000, se lo regge 15.900, però insomma il 15.300 immagino che rifunzioni da resistenza adesso. Adesso comincia a funzionare da resistenza, sì. Va bene, la possibilità è aumentata in questi ultimi 2-3 giorni e sta aumentando. Meno male, oseremmo dire. Sì, però meno male sì, però tutto sommato i prezzi sono in calo o comunque più o meno nella stessa situazione. Anche su altri mercati, ad esempio, che possiamo prendere come punto di riferimento e correlazione, passando ad esempio all'oro o al petrolio, sono 2-3 giornate che si formano grosse candele verdi, rosse, ma senza alcuna direzionalità. È aumentata la volatilità, ma i livelli rimangono sempre gli stessi. Senti, oltre al mercato italiano? Il mercato tedesco è impostato decisamente... Era impostato meglio perché effettivamente stava arrivando sui massimi del 2012 con sul vicino livello 7.470, che fino proprio a mercoledì verso l'ora di pranzo era ancora un massimo che poteva essere rotto per essere superato, era una resistenza, ma comunque si stava proseguendo in quella direzione 7.500-7.600. In realtà siamo scesi vertiginosamente e siamo riandati a ritestare per l'ennesima volta, tu mi rimproverai, ma il numero è sempre quello, 7.180 sul DAX, ormai ripetiamo da tanto tempo, certo. Ma ci siamo andati molto vicini e poi purtroppo ne abbiamo un altro sotto che è 7.110. Ok, passiamo agli americani? Sì, sugli americani direi che la previsione fatta qualche settimana fa è stata apertamente azzeccata. Sembrava che il mercato americano, stando nel Pool 500, il suo indice principale, fosse più debole degli altri, lo è stato. Il canale ascendente è stato rotto al ribasso e anche il doppio massimo che c'era stato su quel 1467, se non sbaglio, è stato effettivamente un doppio massimo e si è anche realizzato graficamente riportando appunto il target ribassista al di là della neckline. Tutto insomma quel 1380 che avevamo indicato come target ribassista si è praticamente raggiunto, se non sbaglio, nella giornata di mercoledì o di giovedì mattina, quindi più o meno ci siamo arrivati. Ora il mercato americano è sceso, ha trascinato al ribasso appunto poi anche l'Europa e i mercati che abbiamo detto, però appunto finito questa discesa il mercato americano dovrebbe in questo momento fermarsi. 1380 è una fase, dovrebbe cominciare a essere un'altra una fase di accumulo. Non prevedo per il mercato americano un'ulteriore discesa e quindi questo potrebbe far ben sperare anche per la tenuta dei relativi livelli 7.300, 15.000 sugli altri, 7.300 per il DAX o 15.000 numero pari fisso per quanto riguarda il nostro indice italiano. Va bene, chiudiamo euro-dollaro velocemente, anche se so che non è un tuo cavallo di battaglia, però... Ma ultimamente si sta muovendo con una fase direzionale abbastanza precisa, abbastanza netta, a mio parere è anche abbastanza chiaro poterlo tradare. La rottura del 1,2880 è stato a mio parere il chiaro segnale di un trend di medio periodo ribassista, per cui è short, siamo short allora e qui adesso Senti, usciamo... con tutte le oscillazioni di tutto il tempo l'obiettivo è 1,25.
Senti, non andrei mai long comunque fino a quando non ritorna anche al di sopra di questa resistenza sopra 1,30, ecco, quindi 1,28 era discesa, l'obiettivo è 1,25, ma sono comunque ribassista, fino a 1,30 non cambierei idea. Alessandro, usciamo un attimo dal seminato dell'operatività per parlare di qualcosa che immagino interessi pure te, la Tobin Tax, un tuo giudizio? Sto chiedendo man mano che i giorni passano un giudizio a tutti quanti. Allora... Ah beh, sono assolutamente contrario, non serve assolutamente a niente, così come è formulata nel testo attuale, assolutamente, anzi, ha gli effetti esattamente contrari a quelli che si vorrebbe porre. Va a colpire i piccoli investitori, va a colpire i risparmiatori, si è sempre detto che il debito pubblico statale, il nostro bilancio statale era sostenuto tutto sommato dal grande capacità di risparmio di noi italiani al pari dei giapponesi, in realtà proprio questo viene tassato in modo incredibile, senza senso. Se qualcuno ha dei risparmi in banca da qualche parte, purtroppo viene tassato in modo senza senso e in modo devastante, insomma si va veramente a rovinare il settore del mercato finanziario italiano, oltre al fatto che molti capitali ovviamente anche regolarmente verranno sicuramente esportati all'estero dove ovviamente questa tassa non verrà applicata o verrà applicata in modo più morbido, peggio ancora è controproducente perché anche così come è formulata comunque quel famoso miliardo di gettito che il governo Monti prevede di incassare non lo incasserà mai proprio perché nessuno più opererà, si smetterà di operare, non ho nessun timore a dirlo che a mio parere in questo modo la borsa italiana nel giro di qualche anno, se lo vogliamo considerare un asset del nostro paese, ma nella borsa italiana nel giro di qualche anno dovrà per forza chiudere, non c'è niente da fare. E oltretutto, e adesso aggiungo l'ultima cosa, se lo scopo della Tobin Tax, così come è stata formulata inizialmente dal professor Tobin, premio Nobel, non si discute, era contro la speculazione. Nel testo formulato attualmente in esame la Commissione Bilancio, su questo siamo abbastanza preparati, quanto io faccio parte di un'associazione che si chiama l'IFMA, un'associazione appunto di trader e investitori privati che si stanno veramente lavorando, contribuendo insieme ad alcuni parlamentari per la creazione di alcuni emendamenti a questa legge, siamo io e tanti altri, e qui non si colpisce la speculazione, non si colpiscono i grandi hedge fund, non si colpiscono le grandi banche d'affari, le quali continuano ad operare all'estero, rimanendo all'estero, con i loro conti correnti all'estero, possono fare il bello e il cattivo tempo sul mercato italiano. Vedo che è una cosa che ti sta a cuore, Alessandro. Sì, scusami se mi sono dilungato, ma gli argomenti sono davvero tanti. Senti, so che ci sarà anche un incontro a Rimini quest'oggi, se non sbaglio, intorno alle 2. Vuoi rinnovare magari l'appuntamento per coloro i quali sono lì in zona? Velocemente però. Sì, a Rimini oggi, appunto, alle 2, alla Palla Congressi, c'è anche il famoso appuntamento di TraderLink, che è il Market Trading Tour, ma durante il Market Trading Tour, nella pausa pranzo, sempre nello stesso Palla Congressi, alle ore 14 ci sarà un incontro fra tutti i trader, gli investitori, ci saranno politici, rappresentanti. Grazie mille, Alessandro. Alessandro Domandi, è stato un piacere. Alla prossima. Bene, noi ci vediamo nella terza parte per analizzare la view economica di Alessandro Domandi. Bentornati a tutti, ultima parte di Focus Certificate. Allora, Christophe Grossette, la view economica di Alessandro Aldovandi rimane, non so se posso permettermi, però all'interno di una sorta di limite, facciamo il 15.000, che è per il mercato italiano un supporto molto importante, rotto il quale si va a 14.4, nell'eventualità invece che regga si torna al 15.3 come resistenza e poi 15.9, magari un ottimo livello da raggiungere, però immagino che se capiterà sarà più là nel tempo. Beh, anzitutto mi sembra che la view era relativamente di breve termine, dunque partirei della strategia di trading. Due possibilità, sto a puntare a un rialzo della volatilità e dunque mi riporterò più facilmente su dei covered bonds che approfitteranno di questo rialzo della volatilità. Sto forse non così ambientato al mondo del trading, ma voglio prendere una posizione speculativa, lo posso fare con questi nuovi benchmark a leva, che lo ricordo hanno un funzionamento molto semplice, vanno semplicemente a moltiplicare la performance giornaliera del FTSE MIB per 5 o per 3. Un esempio molto classico, oggi il nostro FTSE MIB mettiamo che guadagna l'1%, ci mettiamo in un scenario positivo. Sempre ottimisti. Ottimisti.
il benchmark leva per 5 farà semplicemente più 5%, quelli per 3 farà più 3%, quello meno 3, quello meno 5. Dunque funzionamento molto semplice, ogni giorno si va a prendere la performance del FTSE e si moltiplica per questo fattore di leva fissa. Dunque non c'è complessità, non ci sono barriera, non ci sono variazioni, non c'è volatilità, veramente un accesso semplice e diretto al mondo del trading con una montata relativamente limitata. Questi certificati valgono tra i 10 e i 20 euro e si possono comprare un certificato. Senti, guardiamo, io sono qua sul sito investimenti.unicredit, vedo i vari, avevamo cercato di dargli un'occhiata quando era appena emesso, però insomma non c'eravamo, adesso ce l'abbiamo, diamo un'occhiata? Sì, un approccio relativamente dunque diretto, dunque abbiamo sintetizzato. Faccio il FTSE MIB X5, immagino sia il per 5. Esatto, per 5, per 3, allora, per meno 3, per meno 5. Codice di negoziazione relativamente semplice, UMIB 5L, UMIB 5S per quello long e short e così via per 3 e per fattore. Denaro 19,83, la lettera la danno a 19,89, quindi anche lo spread è abbastanza ridotto insomma. Beh, sono strumenti che si adottano in realtà a strategie intraday, dunque durante la giornata di negoziazione o al massimo su alcune giorni di negoziazione. Perché? Stiamo facendo una leva giornaliera, dunque ogni giorno vado a prendere cosa ha fatto l'indice, dunque oggi per più 1, domani più 1, sono sempre ottimista, e dopodomani mettiamo che faccia ancora un più 1. Facciamo più 3. Più 3. Tanto il concetto è che finché siamo in un trend ben delineato e lineare su più giorni, questi certificati in realtà andranno per quelli long, dunque quelli rialzisti, ad accelerare leggermente questa performance, quelli ribassisti invece a attenuare un po' il ribasso. Questo è fatto dall'effetto semplice che componiamo varie performance di giorno in giorno. Se ci troviamo nella situazione però che è quella che conoscono maggiormente i mercati, dunque oggi ho più 1, domani meno 1, dopodomani più 3 e poi meno 3, dunque mercati che possano fare su e giù, l'effetto sui 4 giorni potrebbe essere, mettiamo che il FTSE MIB su 4 giorni abbia fatto più 4, il nostro certificato a leva non farebbe un più 25, però per fare un più 24. Uh-huh. Questo semplicemente dal fatto che si compone le varie performance giornaliere. Dunque è importante quando si va su questi prodotti, in strategia intraday non c'è nessun effetto, si chiama sto couponing effect, su più giorni possano essere sto couponing effect, dunque non impatta in realtà su una durata di una o due settimane o impatta veramente lievemente. Se mi posizionassi in una strategia di 6 mesi, un anno, in questo caso questi prodotti verrebbero a modificare leggermente la performance dell'indice, dunque sulla durata complessiva. Da notare che anche per gli indici short inseriamo un tasso di interesse che viene remunerato, dunque che viene a modificare leggermente la performance. Dunque strategie di trading dall'intraday perfetto, alcune settimane fattibile senza essere penalizzato, su alcuni mesi sconsigliato. Per chi volesse infatti... In che senso, scusa? Sconsigliato perché sai utilizzare uno strumento che specificamente per fare trading, dunque operatività a breve termine, per una strategia di investimento. Per questo mi converrebbe più utilizzare strumenti come benchmark, standard o certificati bonus o certificati express, dunque che mi consentiranno in realtà di sfruttare al meglio questa strategia. Dunque è uno strumento veramente dedicato a tutti, dunque non siamo né una cosa complessa come possano essere i turbo, dove c'è una barriera difficile da seguire, siamo veramente su uno strumento lineare e facile, però sempre per un'operatività di relativamente breve termine. Dunque è così che si possano utilizzare questi strumenti. Dunque, seguendo un po' l'indicazione che ci dà Alessandro Aldovani, effettivamente in caso sto stimando che il mercato potesse scendere, posso proteggere in parte del mio portafoglio utilizzando per esempio un per 3 o un per 5 short. A copertura insomma. Che andrà effettivamente a guadagnare se il mercato scende. Se invece mi aspetta che il mercato potesse avere un rialzo, però minimo, dunque difficilmente da cogliere, posso prendere un per 5 e lì accelero facilmente la mia performance. Senti, siamo quasi in chiusura, stavo dando un'occhiata agli eventi, visto che noi solitamente nel corso della fine diamo per educazione finanziaria, insomma per coloro i quali immagino siano tutti rigorosamente
Sono tutti gratuiti perché effettivamente è il momento di incontrarci e di spiegare come funzionano i prodotti, ma anche di approfondire la situazione attuale di mercato. Allora, vedo il Market Training Tour di quest'oggi. Oggi. 10 novembre a Firenze il Traders Tour, 13 novembre la consulenza indipendente dei certificati. Questo è interessante. Ma magari ne parleremo la settimana prossima. Sì, continua il nostro tour, dunque abbiamo ancora 25 eventi da qui a dicembre. 15 a novembre, vabbè, li ricorderemo magari nel corso delle prossime settimane. Grazie mille a Christophe Grossetti per essere stato qui con noi. Grazie a voi. E ricordo l'appuntamento con Focus Certificate tornerà come sempre venerdì prossimo alle 10:10. Grazie a tutti, arrivederci.